Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi dell'ospitalità. Dell'ospitalità, perché è un'opera immersa nell'amore fraterno, nella carità di una persona, e che è un qualcosa di pratico che è buono che si deve compiere. E leggiamo da Romani, al capitolo 12, al versetto 13. Allora, qui in questi versetti, nel capitolo 12, l'Apostolo Paolo ci mostra, esorta i Romani, la Chiesa di Roma, la esorta a fare determinate cose. Ad esempio, al versetto 9, l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Al versetto 13 dice: cioè che bisogna essere perseveranti nella preghiera, provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Quindi è proprio un'esortazione che l'Apostolo Paolo fa ai Romani e li esorta ad esercitare con premura l'ospitalità. Che cos'è l'ospitalità? L'ospitalità, è praticamente far alloggiare in casa propria qualcuno che ne ha bisogno. Questo alloggiare può essere anche una giornata soltanto, possono essere anche più giorni, può essere anche un periodo più lungo, però in base alle necessità che ci sono, no? Noi abbiamo, diciamo, praticato oppure ricevuto anche l'ospitalità dai fratelli, l'abbiamo ricevuta per qualche giorno, molte volte solo per una giornata, no? Siamo stati assieme. Abbiamo mangiato assieme, ognuno ha messo qualcosa, magari chi ha messo la casa a disposizione, ha ospitato, ha messo tutto quello che aveva a disposizione. Ed è un'opera di generosità, è un'opera di benevolenza verso i fratelli. Perché uno mette un tetto sulla testa, magari a qualcuno che ne ha bisogno. Gli provvede anche da mangiare, insomma, non lo fa sentire solo in un momento di bisogno, praticamente. Ma non è solo il fatto che uno provvede qualcosa a uno che non ha un tetto sulla testa o del cibo da mangiare. L'ospitalità è qualcosa che diciamo, apre il proprio cuore, il simbolo dell'ospitalità. È proprio l'amore fraterno, perché una persona, un credente, una famiglia che ospita altri fratelli, anche un giorno solo, diciamo, si sta assieme per lodare e glorificare il Signore, per rendere un culto al Signore a casa, ospita i fratelli e quindi apre il suo cuore, la sua famiglia, tutto quello che lui ha a disposizione e lo mette alla disposizione dei fratelli. Quindi i fratelli, alla persona che pratica l'ospitalità, lo verranno a conoscere più approfonditamente. Quindi chi pratica l'ospitalità a casa sua non c'ha niente da nascondere, non può nascondere nulla. Tutto quello che lui è come vita, come famiglia, quello che ha a casa sua, lo mette in vista di tutta la Chiesa, lo vedono tutti. Quindi apri la tua vita, apri la tua vita, la tua persona, quello che tu realmente sei, lo metti in vista dei fratelli. Il fratello, oltre che a venire e, diciamo, sentirsi
abbracciato, amato, sostenuto, sia nel messaggio che nella preghiera, che nella praticare, diciamo, le altre cose di cui ha bisogno, riceve anche un esempio da seguire, come si pratica l'ospitalità. Quindi, se noi pratichiamo l'ospitalità, si inizia, no, a praticare l'ospitalità con i giovani, poi a loro volta si formeranno una famiglia e a loro volta praticheranno l'ospitalità che hanno imparato da chi? Da quelli che li hanno ospitati. Se hanno visto qualcosa che non andava bene, poi cominciano a correggerlo e l'ospitalità più si pratica e più si impara a praticarla nella maniera corretta. Perché c'è tutto un impegno, c'è tutto un lavoro, tutta la famiglia partecipa a quella giornata di ospitalità, a quello che, diciamo, si offre tutto se stessi alla Chiesa, a coloro che vengono a trovarti. Quindi è proprio è un'azione buona che si fa, è un esempio, un aprire il proprio cuore ai fratelli. E qui Paolo dice: esercitate con premura l'ospitalità. Quindi abbiamo visto cos'è l'ospitalità. Ma come va praticata l'ospitalità? Qui l'Apostolo Paolo dice in Romani appunto di esercitarla. Quindi cosa vuol dire esercitare? Vuol dire che deve essere messa in pratica, cioè non è che deve essere solo accettata, creduta, annunziata, predicata, ma deve essere anche messa concretamente in pratica, perché le parole non bastano. Bisogna esercitarla costantemente, capite? Neanche è sufficiente dire, vabbè, io ti ho ospitato una volta, adesso basta, no? No, bisogna esercitarla, cioè fare esercizio nel praticare l'ospitalità. Quindi deve essere fatto possibilmente di continuo. È chiaro che se ci sono più famiglie, voglio dire, un giorno ospita uno, un giorno ospita un altro, un giorno ci si riunisce da un altro, e quindi praticare l'ospitalità viene praticata a turno da tutti, come giusto che sia, no? Se uno può ospitare. Perché richiede anche lavoro e fatica nell'ospitare, quando ci sono molte persone, insomma, c'è tutta una fatica di organizzazione, di preparare la roba, di servire. Dopo anche bisogna fare le faccende finali, no? Bisogna pulire, bisogna lavare i piatti, bisogna sistemare. Quindi c'è una fatica nel praticare l'ospitalità. Essendoci una fatica, essendo una manifestazione d'amore verso la Chiesa, verso i santi, è presente anche una fatica. C'è una fatica che viene fatta, ma l'amore è fatica. L'amore vero, quello sincero, presuppone anche uno sforzo, un sacrificio, un offrire se stessi agli altri. L'ospitalità è una grande manifestazione di carità verso i fratelli, eh? Quindi è una cosa importante che bisogna praticare. Oggi ne stiamo parlando apposta, perché ogni credente deve imparare a praticare l'ospitalità quando se ne crea l'occasione. Insomma, bisogna fare anche forza. Bisogna, come abbiamo detto, esercitarla, metterla in pratica, ma bisogna anche a volte usare forza. Cioè, non si può dire. Come fanno taluni nel mondo, no? Taluni nel mondo dicono: ah, se vuoi venire a casa, puoi venire, però stanno pensando, speriamo che non venga. Ecco, per quanto riguarda i credenti, non devono essere doppi d'animo, non deve abitare in loro questa ipocrisia. Cioè, io ti invito giusto perché lo dice la scrittura, invece sto pensando, speriamo che non vengano, se no mi tocca pulire di più, mi tocca sistemare tutto, de devo faticare e anche dopo che se ne vanno devo sistemare tutto. Capite? Questa è ipocrisia. Infatti, esercitare vuol dire mettere in pratica anche con forza. E leggiamo, guardate. Cosa ci insegna la scrittura a questo proposito? Leggiamo in Atti degli Apostoli,
al capitolo 16, quando l'apostolo Paolo predicò l'Evangelo a Lidia e questa si convertì. Si convertì e guardate cosa disse, cosa successe dopo che Lidia si convertì. Al capitolo 16, dal versetto 15, sta scritto: e dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi. Quindi voleva praticare l'ospitalità. Lidia voleva praticare l'ospitalità. E poi guardate cosa c'è scritto. Ma non lo fece soltanto per dirlo. Cioè non lo fece in maniera che l'ha detto così per dirlo. No, c'è scritto e ci fece forza. Capite? Ci fece forza. Cioè utilizzò tutta la possibilità che aveva di convincere quelle persone per poter esercitare l'ospitalità nei confronti di Paolo e di quelli che lo seguivano. Capite? Quindi non furono soltanto parole così per essere dette, ma lei parlò in maniera da fargli forza, cioè sinceramente, con tutto il cuore, voleva Lidia ospitare Paolo e tutti i suoi collaboratori. Lo fece con forza. Quindi, come abbiamo letto in Romani, che c'è scritto, esercitate con premura l'ospitalità. Cosa significa premura? Con premura significa che l'ospitalità, appunto, doveva essere praticata, bisognava prendersi cura della persona con una partecipazione del cuore, con un sentimento, con interesse, con un pieno affetto nei confronti di quella persona. Quindi, mentre esercitare si riferisce a farlo concretamente, non solo a parole, con premura l'Apostolo Paolo fa riferimento al sentimento della persona. Quindi non solo tu lo devi fare così perché lo devi fare, no, lo devi fare con un sentimento sincero, cioè tu lo devi fare per l'amor fraterno nei confronti dei fratelli, lo fai perché gli vuoi bene. Perché gli vuoi trasmettere con l'ospitalità, gli vuoi trasmettere qualcosa di positivo, gli vuoi trasmettere un sentimento, gli dici che io ti voglio bene, noi ti vogliamo bene, vogliamo che ti venga tutto il bene possibile da parte di Dio. E glielo dici in maniera concreta, glielo dici praticando un'opera buona. E il fratello questo lo recepisce. Perché se uno ti ospita e non vede l'ora che te ne vai, è una cosa, se uno ti ospita con tutto il cuore, tu te ne accorgi. E dove hai piacere di tornare, vuol dire che sei stato ospitato bene, vuol dire che hai avuto quella persona che ti ha aperto il cuore, tu ne hai avuto beneficio, cioè tu hai sentito che ti ha voluto veramente bene. Perché qui tutti dicono che bisogna amarsi, bisogna amare il fratello, bisogna amare qui, bisogna amare là. Poi quando si arriva a concretizzare questo tipo di amore, sono pochi quelli che dopo arrivano al concreto e ti manifestano che veramente ti vogliono bene e ti amano. Alla fine sono pochi, alla fine sono pochi quelli che manifestano, diciamo in pratica, di voler bene alla Chiesa. E purtroppo ci sono di quelli che dalla Chiesa prendono, va bene? Ci sono, eh? C'erano, ci sono e ci saranno sempre, purtroppo. Ci sono di quelli che dalla Chiesa prendono le offerte, prendono quello di cui hanno bisogno, ma di praticare l'ospitalità non glielo senti proprio dire, non ti hanno mai invitato a casa loro. Tu non sai neanche dove abitano. Niente, non sai niente. Loro dicono siamo riservati. Sì, siamo riservati. Eh sì. Il problema è che siccome
Praticare l'ospitalità vuol dire amare concretamente i fratelli, vuol dire il significato qual è di non praticare l'ospitalità? Vuol dire che non ti interessano i fratelli, vuol dire che tu da loro non vuoi nulla e non vuoi dare nulla a loro, capite? Anzi, le offerte te le prendi pure, ti prendi le offerte ma non pratichi l'ospitalità. Questo non va bene. Non va bene davanti a Dio, capite? Perché praticare l'ospitalità è una grande opera che si compie in mezzo alla Chiesa ed è una manifestazione di carità e d'amore, capite? E dopo vedremo altri passaggi che questo tipo di opera è necessaria, ad esempio, per gli anziani, per le vedove, andremo a leggere. Cioè, per essere anziano ci sono delle caratteristiche che bisogna avere per servire Dio, per dirvi, bisognava avere la caratteristica anche, c'è bisogno del presupposto anche di praticare l'ospitalità, altrimenti anziano non potevi esserlo, non puoi, se non pratichi l'ospitalità, non puoi avere una posizione. Di essere un esempio del gregge se tu non pratichi l'ospitalità. Quindi un servitore di Dio, un ministro, un anziano, è bene che nel dare l'esempio, dia l'esempio anche nel praticare l'ospitalità. Se non pratichi l'ospitalità, se tu sei troppo riservato, come fai ad essere un esempio per il gregge? Come fai a mungere il gregge, a vivere di quello che ti dà il gregge se tu non gli dai l'esempio nel praticare l'ospitalità? È una cosa che non va bene, è una cosa sbagliata. E i fratelli questo lo devono vedere, lo devono notare, devono averlo, prenderlo in considerazione, capite? Bisogna prendere in considerazione le cose che sono scritte, perché ci fanno capire tante cose come sono fatti i cuori delle persone, capite? Bisogna attenersi a quello che è scritto. Se uno non si attiene a quello che è scritto, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E quando c'è qualcosa che non va, bisogna stare attenti. Bisogna stare in guardia, capite? Contro quelle persone. Ora, leggiamo. Andiamo a leggere cosa dice lo scrittore agli ebrei, nella epistola agli ebrei, a riguardo dell'ospitalità, capitolo 13 di Ebrei, ai primi versetti. Capitolo 13 di Ebrei, l'amor fraterno continui fra voi, non dimenticate l'ospitalità. Perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Quindi qui lo scrittore agli ebrei esorta i santi e gli dice che l'amore fraterno deve essere continuo fra di voi. Cioè i fratelli devono amarsi concretamente, praticamente. E subito dopo dice: attenzione, se voi vi amate, vuole intendere questo, per amare praticamente i fratelli e la Chiesa, voi non vi dovete dimenticare di praticare l'ospitalità, capite? Non bisogna dimenticarsene. Ah, mi sono dimenticato di invitarti, mi sono dimenticato di dirti di venire a trovarmi. No, non esiste. Perché la scrittura comanda e dice non ti dimenticare di praticare l'ospitalità. E più tu vuoi essere un esempio per la Chiesa, più tu vuoi servire la Chiesa, più vuoi servire il Signore e più devi praticare l'ospitalità. Perché l'ospitalità è una buona opera, è un'opera che tu fai, una manifestazione di carità e d'amore nei confronti della Chiesa, nei confronti dei santi. Non li potrai ospitare tutti i santi che conosci, tutti insieme magari, però qualcuno, un blocco alla volta,
Una famiglia alla volta, una persona alla volta, tu li puoi ospitare. Tu puoi mostrare chi sei a casa tua, puoi mostrare il tuo cuore e puoi anche conoscere meglio il cuore degli altri se vengono a trovarti. Si parla, sì, ma non per sfruttare e trovare solo difetti negli altri, o per acquisire prove per poi ricattare i fratelli se sbagliano qualcosa. No, no, non è questo un esempio di carità. Ma si conosce, ci si deve conoscere meglio, perché così si entra anche in confidenza, si diventa amici, ci si fida l'uno dell'altro e ci si aiuta nelle debolezze, si cresce assieme. Si vede se uno è bisognoso, oppure se è nell'abbondanza, oppure se uno è alle cose necessarie. Non sempre si vede, perché qualcuno si nasconde bene. Ma di solito, comunque, per la maggior parte si può vedere già qualche cosa dove uno vive a casa sua. E quindi è importantissimo praticare l'ospitalità. E qui lo scrittore agli ebrei, infatti, dice: non te ne dimenticare. Se tu vuoi servire il Signore, se tu vuoi essere un esempio del gregge, se tu vuoi manifestare la tua carità nei confronti dei fratelli, fai attenzione, non ti devi dimenticare di praticare l'ospitalità. Dove? A casa tua. Non praticare l'ospitalità a casa degli altri o in comunità. Io ti invito, incontriamoci nel locale di culto. No, io ti voglio, a te pastore, a te anziano, a te ministro, a te che ti prendi i soldi della Chiesa, io ti voglio incontrare a casa tua, voglio vedere dove tu vivi, capito? Capite? Voglio vederlo e voglio godere della comunione fraterna, voglio insieme a te inginocchiarmi a casa tua e pregare, voglio essere curato, perché se io ti offro le mie offerte, io voglio essere curato anche da te. Voglio incontrarti a casa tua. Voglio vedere dove tu vivi. Voglio vedere se tu soffri. Voglio vedere se tu gioisci. Voglio vedere come stai vivendo. Ma non è per farsi i fatti degli altri. È perché ci si conosce nel cuore così, in profondità. Perché la casa, alcuni no, anche nel mondo, la casa è una rappresentazione di quello che uno è dentro il proprio cuore. La casa rappresenta quello, cioè la casa, uno non è che fa entrare a casa sua tutti indistintamente, uno si sceglie quelli che deve far entrare, no? Quindi se tu sei accolto a casa di un ministro, a casa di un'anziana, a casa di qualcuno che deve essere l'esempio del gregge, se tu sei accolto, vuol dire che ti sta aprendo il suo cuore, ti sta aprendo casa sua, cioè ti sta dando anche fiducia. Capite? Così ti sta dando fiducia e anche tu a tua volta gli darai la tua fiducia, perché lo conoscerai più approfonditamente. E quindi è importantissimo, è uno scambio tra i più importanti, quello di conoscersi dentro la propria casa, no? Perché uno si mostra per quello che è, come vive. E quindi l'altro che ti viene a trovare sa, conoscerà sia i tuoi difetti che i tuoi pregi, praticamente. Perché ci sono anche dei difetti nelle case, non è che ci sono solo delle cose positive. Però l'importante è praticare l'ospitalità e non andare a caccia di difetti da trovare e poi spararteli contro nel momento in cui le cose non vanno più bene. No, non è questa l'ospitalità, né andare a trovare il fratello e né invitare il fratello per trovare difetti. Non è questo. È che ci si conosce di più approfonditamente per camminare insieme conoscendoci sempre meglio, e questo è il senso. E poi cresce anche la fiducia, cresce la carità, cresce l'amor fraterno tra di noi, no?
no? Quando ci si conosce, ci si mostra per quello che effettivamente siamo in tutto noi stessi, in tutto il nostro essere. Ma i credenti non devono avere riserve sui fratelli, cioè non devono nascondersi alla fratellanza, non devono nascondersi soprattutto quelli che prendono i soldi dai fratelli, quelli che prendono le offerte dai fratelli, quelli devono essere i primi a praticare l'ospitalità, a fare forza, come abbiamo letto di Lidia, gli fece forza per praticare loro l'ospitalità. Cioè, ha voluto Lidia esercitare l'ospitalità e lo ha fatto con forza. Cioè, li ha quasi obbligati ad andare a casa sua, capite? Perché lei era riconoscente che il Signore l'aveva salvata, che erano stati loro ad annunziargli l'Evangelo. Lei lo ha fatto come riconoscenza. E allora anche i ministri di Dio, anche quelli che vogliono servire la Chiesa, devono essere riconoscenti se ricevono le offerte dai fratelli e li ospitano a casa, no? Lo devono fare, è obbligatorio, non è che possono stare nascosti, però i soldi li prendono ma stanno nascosti dalla Chiesa. Questo è una cosa che non va bene. E i fratelli devono considerarle queste cose, cioè è meglio che escano fuori perché sono scritte, sono cose importanti. Qui dice poi, tornando ad Ebrei, considerate queste cose, c'è scritto anche, vabbè, non dimenticate l'ospitalità, perché? Qual è il motivo? No, faccio un esempio. Fa un esempio qui, lo scrittore. Perché praticando l'ospitalità, alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ecco, adesso noi andiamo nel libro della Genesi e vediamo alcuni esempi di come erano ospitali, cioè che ci tenevano a praticare l'ospitalità. Quindi noi dobbiamo essere imitatori di quelli che hanno fatto il bene. E quindi quando studiamo le scritture, noi dobbiamo riconoscere il bene che alcuni hanno fatto e dobbiamo desiderare di metterlo in pratica anche noi. Questo ci è richiesto dal Signore. Quando Paolo dice siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, nel bene noi dobbiamo imitare i fratelli quando fanno il bene e quando fanno il male che non dobbiamo imitarli. Quando fanno il male e dobbiamo stare lontani. Adesso vediamo come alcuni uomini di Dio hanno praticato l'ospitalità nei confronti di chi? Senza saperlo, nei confronti di angeli, addirittura nei confronti dell'Eterno, di Gesù sarebbe. E sta scritto, capitolo 18 di Genesi, versetto 1: l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui, e come li ebbe veduti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: «Deh, signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. De, lasciate che si porti un po' d'acqua e lavatevi i piedi, riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane, vi fortificherete il cuore, poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo siete passati presso il vostro servo». E quelli dissero: «Fa come hai detto». Vedete, qui Abramo, vedete com'era ospitale. Era ospitale, era pronto a praticare l'ospitalità. Li vide e subito voleva praticare l'ospitalità. Cioè voleva esercitarla con premura, come abbiamo letto in Romani.
voleva esercitare l'ospitalità con premura. Infatti, ha ospitato degli angeli, cioè lui ha praticato l'ospitalità nei confronti di due angeli e anche dell'Eterno, che in quel caso è Gesù, non è il Padre che si è manifestato, si è fatto vedere da Abramo, ma è stato, era Gesù. Ancora un altro, ne leggiamo. Leggiamo anche il capitolo 19. Qui i due angeli prima della distruzione di Sodoma, i due angeli che furono ospitati da Abramo, andarono a casa di Lot per dirgli di andare via da Sodoma, che sarebbe stata distrutta. E nella scrittura, al capitolo 19 di Genesi, il fatto lo presenta in questa maniera, l'incontro dei due angeli con Lot. Capitolo 19 di Genesi, versetto 1. Or i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, e Lot stava sedendo alla porta di Sodoma. E come li vide, si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino. Ed essi risposero: No, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fe loro tanta premura, vedete? Abbiamo visto che i Romani stava scritto di esercitare con premura, cioè con tutto il sentimento possibile, praticamente, con tutta la forza possibile, bisogna praticare l'ospitalità, lo diceva Paolo ai Romani, esortava i Romani a praticare, a esercitare con premura l'ospitalità. E qui è scritto che Lot fece tanta premura che vennero da lui ed entrarono in casa sua, vedete? Quindi quei due angeli, attenzione, Lot non sapeva che erano degli angeli. Lot praticava ospitalità verso degli stranieri che passavano da lì. Quindi voi immaginatevi quanto erano ospitali sia Abramo che Lot, che praticavano l'ospitalità con premura. E nel praticare l'ospitalità hanno albergato degli angeli, capite? Quindi nel praticare l'ospitalità, chi ha bisogno, può essere anche che talvolta si pratica l'ospitalità nei confronti degli angeli. Chi lo può escludere questo? Perché è già avvenuto. Le cose sono già avvenute e quindi possono anche ripetersi. Vedete come l'ospitalità è una cosa molto importante da praticare. L'ospitalità, che è una buona opera da praticare, è una di quelle caratteristiche che ora andiamo a leggere, cioè che Paolo elenca a Timoteo, è una di quelle caratteristiche che dovevano avere gli anziani, cioè gli anziani. I credenti che vogliono, che desiderano diventare anziani, che desiderano, diciamo, assumere l'ufficio, di anziano o di vescovo, che è la stessa cosa, devono avere determinate caratteristiche, devono anche compiere determinate opere. Ecco, tra le opere che gli anziani devono aver compiuto per ricevere, per poter assumere l'ufficio, de deve esserci appunto quello lì di praticare l'ospitalità. E lo leggiamo in Prima Timoteo, al capitolo 3, i primi versetti, leggiamo le caratteristiche che dovevano avere gli anziani. Certa è questa parola: se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona.
Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figlioli in sottomissione e in tutta riverenza. Che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia novizio, affinché, divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada in vituperio e nel laccio del diavolo. Qui, tra le caratteristiche quindi che gli anziani devono avere, i vescovi devono avere, c'è anche quella, vedete, che deve essere ospitale. Cioè, uno che deve essere esempio del gregge, i servi del Signore, i ministri di Dio, devono essere un esempio del gregge. Devono essere un esempio in pratica anche del gregge. Quindi devono praticare l'ospitalità, come abbiamo visto che è scritto che bisogna praticare. Bisogna praticarla. E l'anziano, ad esempio, deve essere ospitale. Ma attenzione, deve essere ospitale anche tutti quegli altri ministri che hanno una casa, hanno un luogo dove poter ospitare i fratelli e li devono ospitare. Soprattutto quelli che vivono dell'Evangelo, soprattutto quelli che vivono delle offerte dei fratelli. Quelli devono essere i primi a praticare l'ospitalità. Se non la praticano, c'è qualcosa che non va, capite? C'è qualcosa che non va. E bisogna vederci chiaro lì. E c'è se c'è qualcosa che non va, bisogna approfondire la questione prima di dare le proprie offerte a persone che tu non sai dove vivono, chi sono e cosa fanno. Capite? Quindi bisogna fare attenzione a queste cose. Un'altra considerazione da fare è che l'ospitalità non è che la devono praticare solo quelli che servono il Signore, ma sarebbe bene che la praticano anche sia gli uomini che le donne, anche perché magari in famiglia, no? Quando si pratica l'ospitalità, come ho già detto anche, a praticare l'ospitalità partecipa tutta la famiglia, perché è uno scombussolamento, no? Per tutta la famiglia e tutti devono dare una mano di quella famiglia. La moglie, i figli, anche il marito se c'è da servire, da fare, ma magari il marito parla, se è un servo del Signore, se è un anziano, se è un diacono, oppure uno comunque che parla, riceve i fratelli e parla e parlano delle cose del Signore, magari al servizio pratica ci pensano più le donne o gli altri della famiglia. Comunque bisogna intrattenere, no? Gli ospiti, bisogna parlare con gli ospiti e però c'è anche dietro tutto un lavoro pratico che va comunque riconosciuto, perché il parlare non servirebbe, perché arriva il momento in cui si deve anche mangiare, arriva il momento che in pratica bisogna anche fare determinate cose, no? Che serve tutta una preparazione, un lavoro prima. Tra cui la cosa più importante è il mangiare o il bere quando fa caldo. Bisogna anche servire acqua fresca ai fratelli che vengono a trovarti a casa. E c'è un servizio, c'è una manifestazione di carità in pratica, con una fatica e uno sforzo che viene messo in atto. Ma questo non lo devono fare solo chi, diciamo, è l'esempio del gregge, lo dovrebbero fare tutte le famiglie, devono imparare a praticarlo tutti i credenti, questo è importante.
Ed è così importante praticare questa opera che l'Apostolo Paolo la pone, l'ospitalità viene posta come una di quelle caratteristiche che dovevano avere le vedove che dovevano essere assistite, che dovevano essere inserite nel catalogo delle vedove da assistere. Cioè, prima non c'erano le pensioni, non c'era uno Stato che aiutava i bisognosi, che gli dava una pensione sociale, che li aiutava a pagare le bollette. Va bene? Quindi una vedova voleva dire che aveva perso il marito e che a lei magari non aveva figli, oppure i figli erano andati via, non erano più lì. Insomma, si trovavano in una certa condizione di avere bisogno di essere assistite. E per entrare a far parte di questo elenco, di questo catalogo delle vedove che la Chiesa avrebbe dovuto assistere, le vedove dovevano avere determinate caratteristiche. Ad esempio, non dovevano avere meno di 60 anni. Quindi da 60 anni in poi dovevi essere assistito. Poi c'erano altre caratteristiche che le leggiamo dal versetto 9, prima Timoteo, capitolo 5, dal versetto 9. Sia la vedova iscritta nel catalogo quando non abbia meno di 60 anni, quando sia stata moglie di un marito solo, quando sia conosciuta per le sue buone opere, per avere allevato figlioli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Vedete, una delle condizioni che viene posta alle vedove per essere assistite dalla Chiesa è proprio quella di aver esercitato l'ospitalità. Cosa abbiamo letto in Romani? Che bisognava esercitare con premura l'ospitalità. E qui a Timoteo glielo conferma, che le vedove dovevano essere assistite se nella loro vita avevano esercitato l'ospitalità, cioè se l'avevano messa in pratica, non solo a parole, ma che l'avevano messa in pratica, quindi l'avevano effettivamente esercitato. La Chiesa, i santi sapevano che quella sorella, quando ha potuto, quando era sposata, essendo vedova, quando era sposata, ha messo a disposizione della Chiesa, dei santi, la propria casa, la propria disponibilità, quello che aveva, ha messo a disposizione quello che aveva per la Chiesa. Adesso si trovava in una situazione di bisogno e quando lei aveva, ha messo a disposizione e ha praticato l'ospitalità. E adesso che invece è lei ad avere bisogno, la Chiesa doveva prendersi cura di lei. Ma ora, c'è da domandarsi questo. Ma se per la Chiesa, per assistere la vedova, bene, per assisterla, quindi per dargli ciò di cui aveva necessità per vivere, è necessario, se no non sarebbe stata iscritta nel catalogo delle persone da assistere, delle vedove da assistere, se era necessario che avesse esercitato l'ospitalità. Ma secondo voi, pensateci, ma i servi del Signore che prendono le offerte dei fratelli e non esercitano, non sai niente della loro vita, non esercitano l'ospitalità, ma sono degni di ricevere le vostre offerte oppure no? È questo che bisogna domandarsi. Perché qui la scrittura insegna che per ricevere l'assistenza della Chiesa, le vedove dovevano aver praticato l'ospitalità, dovevano aver esercitato l'ospitalità, aver dato quello che avevano alla Chiesa. Quindi ricevere le offerte della Chiesa senza mai aver praticato l'ospitalità, secondo la scrittura, è qualcosa che non va bene.
qualcosa che non va bene. L'ospitalità è importantissima. Se uno vuole le offerte dei fratelli, tu devi praticare l'ospitalità. Poi non avrai dei gran beni da offrire, non fa niente, un piatto di pasta, anche solo un bicchiere d'acqua. I fratelli lo capiscono, stai tranquillo. Capite? Quindi è una cosa molto importante praticare l'ospitalità. È una di quelle opere che si deve praticare, perché se tu pratichi l'ospitalità, al fratello gli rimane impresso nel cuore, nella mente, si ricorderà di quel giorno che tu hai praticato l'ospitalità. Si sentirà bene, si sentirà amato, si sentirà abbracciato dal tuo cuore e non se lo dimenticherà facilmente. Quindi è una opera molto importante che devono compiere i fratelli. Quella di praticare l'ospitalità. Quindi non ve lo dimenticate, come ha detto lo scrittore agli ebrei, non lo dimenticate di praticare l'ospitalità, non è una cosa che si può dimenticare, non è una cosa da prendere sotto gamba o una cosa secondaria, no, è fondamentale in mezzo alla Chiesa praticare l'ospitalità. È inutile che si parla di carità e di amore se poi non pratichi l'ospitalità. Se tu hai la possibilità e non pratichi l'ospitalità, non puoi parlare di carità e di amore, non puoi. Poi se aggiungiamo il fatto che prendi le offerte dei fratelli e non hai mai praticato l'ospitalità a casa tua con la chiesa, con i fratelli, è lì la cosa proprio è evidente che non va bene. È una cosa assolutamente che non va bene ed era una cosa giusta che io facessi notare alla Chiesa, che ricordassi per non dimenticarsi che praticare l'ospitalità è una cosa importante e che tutti devono considerare nella maniera, devono prendere in considerazione nella maniera giusta. E questo era il messaggio che volevo portarvi in merito all'ospitalità, per mettere davanti a voi, questa grande opera che chi, l'ha praticata ne conosce gli effetti e la fatica. Chi l'ha ricevuta invece ne ha ricevuto i grandi benefici e gli rimane impresso nel cuore e nella mente la manifestazione di carità nei confronti del fratello. E questo era il messaggio che questa sera volevo portarvi. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.